Il Taranto chiude il campionato casalingo con un successo, 3-0 sul Pomigliano davanti a circa 1500 spettatori. La formazione rossoblu deve rinunciare a ben 7 titolari tra infortuni e squalifiche. Il Taranto gioca in maglia rossoblu, il Pomigliano già retrocesso in maglia bianca con croce granata sul petto. Al quinto minuto c'è un tiro da fuori area di Oggiano Pallone che termina alto. Al sedicesimo cross dalla sinistra di Di Senso per Roberti che non riesce a trovare la coordinazione giusta per calciare a rete. La rete rossoblu del vantaggio giunge un minuto dopo con Oggiano che viene servito di tacco da Massimo, azione bellissima, il diagonale del numero 77 del Taranto porta in vantaggio i rossoblu, sesta rete stagionale per Oggiano. Al 24esimo c'è un cross di Savarise per la testa di Girardi, pallone sull'esterno della rete. Il Pomigliano va vicinissimo al pareggio al 32esimo sugli sviluppi di un calcio d'angolo, colpo di testa di Tiam sulla linea salva Roberti. Con il Taranto in vantaggio per 1-0 si va al riposo, nella ripresa al 12esimo c'è uno slalom in area rossoblu di Mbaye, tiro alto da buona posizione. Il Taranto mette la partita in cassaforte al 16esimo con la rete di Roberti, rocambolesca, cross di Oggiano davanti al portiere avversario. Roberti tocca tanto quanto basta per sorprendere Sorrentino del 2-0. Roberti non segnava dal 27 gennaio. Al 18esimo doppio cambio, escono Salatino e Oggiano, entrano Guadagno e D'Agostino. Al 25esimo c'è proprio D'Agostino che si fa pericoloso con una sventola dal limite parata in tuffo da Sorrentino. 26esimo minuto, ancora Di Senso protagonista con uno slalom, il tiro dal limite termina di non molto a lato. Il gol del 3-0 giunge al 38esimo, a siglarlo è Marsili dalla distanza, gran conclusione, pallone che rimbalza proprio davanti all'estremo difensore avversario beffandolo, 3-0 che poi sarà il punteggio finale. Al 40esimo c'è una palla gol per il Pomigliano con Labriola che si destreggia bene in area di rigore del Taranto ma calcio da buona posizione a lato. Nulla da segnalare se non l'esordio in campionato per il giovanissimo Mattia Mingolla, terzino classe 2002, il calciatore più giovane che il Taranto abbia utilizzato in questo campionato in prima squadra. Il torneo, la stagione regolare, si concluderà domenica prossima, 5 maggio, con la trasferta di Sorrento.